Devo farvi una confessione. Fino al 2011 pensavo che Silvio fosse il peggio della politica italiana. Ma poi è arrivato lui, Mario Monti, e ho iniziato a ricredermi. I mass media avevano infatti presentato il professore come il capo di un governo di tecnici, tutte persone di scienza che sanno quello che fanno e che sicuramente ci avrebbero tirati fuori dal pantano. In realtà non andò così, i risultati del governo Monti furono i peggiori di sempre. Monti infatti adottò principalmente, se non esclusivamente, misure recessive per la nazione, causando ancora più danni di quelli che avevano prodotto i governi precedenti. Tra le altre cose iniziò a tagliare i servizi per i cittadini con l'accetta, senza preoccuparsi di valutare delle cosucce come la funzionalità degli uffici. A titolo esemplificativo, il governo Monti fece fuori un mucchio di tribunali che funzionavano e operavano bene, favorendo altre sedi che invece avevano notevoli carenze strutturali e di personale. In pratica Monti non era un salvatore, ma al contrario era il killer economico che l'Unione Europea aveva mandato per recuperare qualche libra di carne dall'economia italiana. E come se non bastasse, per il suo disservizio ai cittadini, Monti è stato anche ampiamente ricompensato. Ricorda tutti che è stato nominato senatore a vita e che, caso unico in tutta la storia europea, ma anche statunitense, Monti, da senatore a vita, e cioè da persona che ha messo letteralmente le tende in Senato e che non può essere allontanata dal Senato stesso, ha creato un suo partito, Scelta Civica. In pratica è diventato un capo di partito che non ha il problema di farsi eleggere perché per l'appunto è senatore a vita. Una cosa così non si è proprio mai vista. E adesso vi stupite del fatto che se ne esce con qualcosa del tipo dobbiamo trovare un sistema di comunicazione meno democratico per affrontare l'emergenza Covid. Premesso quindi che è scontato aspettarsi di tutto da Mario Monti, ma soprattutto il peggio, analizziamo l'intervento che è oggetto di discussione. Il professore sta affrontando il problema della vaccinazione dei medici africani con Mirta Merlino, quando a un certo punto inizia a fare affermazioni di questo tipo qui. Da due anni con lo scoppio della pandemia, di colpo abbiamo visto che il modo in cui è organizzato il nostro mondo è desueto. E questo è vero, alcune abitudini le abbiamo dovute cambiare per fronteggiare i maggiori rischi derivanti dalla pandemia. Due cose che sono state toccate, la comunicazione e la governance del mondo dal punto di vista della sanità. Veramente non è propriamente così. Le regole istituzionali restano sempre le stesse, semplicemente i partiti politici e parlamentari hanno pensato bene di fare squadra per affrontare meglio questo momento, nonché per spartirsi le risorse del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Ma le regole istituzionali sono sempre quelle, non sono state cambiate. Il giorno in cui questo governo prenderà delle decisioni impopolari ai più, i parlamentari potranno semplicemente farlo cadere, come hanno sempre fatto. Stessa cosa vale per la comunicazione. È vero che nei talk show ci fracassano i bipponi parlando principalmente di Covid-19, ma è altrettanto vero che questa è una libera scelta dei vari editori. E subito abbiamo iniziato a usare il termine guerra, perché è una guerra. Sicuramente siamo in una situazione di pericolo, ma non definirei mai e poi mai questa situazione guerra in senso stretto. Ben inteso, in una guerra normalmente hai esseri umani contro altri esseri umani. Qui hai tutta l'umanità contro un virus. È una cosa completamente diversa. In guerra devi andare in prima linea a combattere, in guerra hai bisogno di risorse militari da investire e anche da sacrificare. Qui, per fortuna, tutto questo non succede. Ma non abbiamo minimamente usato in nessun paese una politica di comunicazione adatta alla guerra. Una parte di me vorrebbe chiedere al professor Mario Monti qual è la politica di comunicazione adatta alla guerra. L'altra parte di me
ha il terrore della risposta. Sembra che il professore ignori il fatto che la politica di comunicazione di guerra si basi sulla censura e sulla menzogna. Normalmente le comunicazioni in tempo di guerra vengono contingentate e vengono controllate dal governo di turno. Questo si fa per evitare che la popolazione viva nel panico, per evitare di ledere il morale della popolazione. Se sei in guerra ti serve che la gente sia motivata. Deve essere motivata sia al fronte, quando va a combattere, ma deve essere motivata soprattutto all'interno della nazione, perché è entro i confini della tua nazione che si costruiscono le armi e si fa funzionare l'economia, nonostante tutti i pericoli. Se la gente si spaventa, si scoraggia e addirittura si ribella al tuo governo mentre sei in pericolo, è la fine. Ma nel mondo di oggi la fine di un governo non rappresenta certamente la fine di una nazione. Si torna alle elezioni e si sceglie un governo diverso. Con un po' di fortuna potremmo avere anche un Parlamento migliore dell'ultimo che abbiamo eletto. E forse oggi non si riesce più, anche se ci fosse una guerra vera, ad avere una comunicazione come quella che si aveva nel caso di guerre. Ribadisco, qui sembra che a monti manchi una comunicazione menzognera, il cui unico fine è quello di mantenere un governo al potere. La comunicazione di guerra, questo è normalmente. Io credo che bisognerà, andando avanti questa pandemia e comunque per futuri disastri globali della salute, trovare un sistema che concili certamente la libertà di espressione, ma che dosi dall'alto l'informazione. Ma è molto interessante. Faccio sommessamente notare al professor Monti che i cinesi hanno controllato dall'alto le informazioni sulla pandemia fin dall'inizio, e questa è una delle cause per cui la pandemia è diventata tale. I cinesi un paio di anni fa hanno controllato tutte le informazioni riguardo al Covid-19, riuscendo a presentarlo alle comunità straniere come una febbriciattola o comunque un problema secondario che era perfettamente sotto controllo. I nostri mass media e purtroppo anche i nostri analisti non si sono resi conto del fatto che questa era solo propaganda, era solo comunicazione di guerra controllata dall'alto. E quindi i nostri politici, basandosi su queste informazioni errate, sono andati avanti con abbraccia un cinese, poveracci, diamogli 5-6 milioni di mascherine che tanto a noi non servono. Questo è il risultato delle comunicazioni controllate dall'alto e dalla Cina. Certo, se avessimo avuto degli analisti più svegli, ci saremmo certamente resi conto che mentre i cinesi minimizzavano, isolavano anche 65 milioni di loro connazionali e staccavano la spina ai distretti industriali più efficienti. Una manovra che un cinese non avrebbe mai fatto se non in presenza di un rischio spaventosamente elevato. E mi sono permesso di dire, ma guardate che andando avanti così, cioè se di pandemia si parlerà in modo colto, in modo vivace, vibrato, interessante, 20 ore al giorno nei talk show di ciascun canale, si farà un disastro. E anche qui è evidente il disprezzo di Monti verso gli editori, ma anche verso il pubblico. Monti ritiene che gli editori non siano in grado di gestire da soli il fenomeno e quindi di stabilire un calendario adeguato per le trasmissioni di successo, e ritiene altresì che il pubblico non sia in grado di distinguere quello che deve vedere, quello che deve capire e quello che invece non deve né vedere né capire. Tra l'altro, se io sono un editore privato, organizzo il mio mass media utilizzando le mie risorse e cerco di organizzarlo in maniera tale da ottenere il maggior profitto possibile. Stabilire il palinsesto delle trasmissioni spetta quindi a me e soltanto a me, non certo a un professore che non ha problemi ad arrivare a fine mese e che deve decidere per me e per tutti gli altri cosa è giusto e cosa sbagliato. Fino a quando siamo in democrazia, ognuno di noi decide per sé. La comunicazione di guerra significa che c'è un dosaggio dell'informazione che nel caso di guerre tradizionali è odioso, perché vuole far virare la coscienza e la consapevolezza della gente.
Ma nel caso di una pandemia, quando la guerra non è contro un altro Stato, ma è contro un morbo, contro una cosa che è comune a tutto il mondo, io credo che bisogna trovare delle modalità meno, posso dire, meno democratiche secondo per secondo, ecco, nella somministrazione. Ma senatore, scusi, questo dose... Qui sembra quasi che Monti giustifichi i mezzi. Secondo Monti ci sono situazioni in cui il contingentamento delle informazioni e magari anche la soppressione delle informazioni stesse non solo è accettabile, ma è anche auspicabile. In realtà la censura, il nascondere le notizie, il manipolarle, è la cosa disgustosa proprio della comunicazione di guerra. La comunicazione di guerra è sbagliata in sé per sé. Non è che qualche volta può essere accettabile, qualche volta no. Quando tu censuri, menti, nascondi le informazioni, sei semplicemente un dittatorucolo e questo modus operandi nel 2021 non è più accettabile. La nostra democrazia si basa sull'uguaglianza e sulla fiducia nel prossimo. È per questo che esistono elezioni democratiche. Lo Stato di Monti invece sembrerebbe prevedere la figura di pochi illuminati, uso questo termine non a caso, che governano su una massa di persone che vengono tenute all'oscuro e che ricevono informazioni contingentate su quello che sta succedendo. Il governo che propone Monti può essere definito in molti modi, tantissimi ingiuriosi, ma certamente non è propriamente una democrazia. Abbiamo o non abbiamo accettato delle limitazioni molto forti alla nostra libertà di movimento? Certo. E bene che siano venute da parte dei governi. Quindi in una situazione di guerra, quando l'interesse di ciascuno coincide con l'interesse pubblico, pena il disastro del paese e di ciascuno, si accettano delle limitazioni alla libertà. Qui al professor Monti sembra sfuggire l'ovvio. Io accetto di usare la mascherina perché limita il rischio di contagio. Non accetto invece che Monti decida cosa debba dire e quando debba dirlo. Perché naturalmente quello che dico o non dico non avvantaggia o non penalizza la pandemia. Noi ci siamo abituati a considerare la possibilità incondizionata di dire qualsiasi profonda verità o qualsiasi sciocchezza su qualsiasi media come un diritto inalienabile garantito dalla Dichiarazione Universale sui diritti dell'uomo. Queste affermazioni del professor Monti sono quantomeno errate e stigmatizzabili. In primo luogo, non è vero che chiunque di noi può dire quello che gli passa per la testa senza che vi siano conseguenze. Infatti, l'articolo 656 del Codice Penale punisce chiunque diffonde notizie esagerate, false e tendenziose che possano turbare l'ordine pubblico. Inoltre, nel nostro sistema attuale c'è ben più di una garanzia. Mettiamo per esempio l'ipotesi che qualcuno racconti che nei vaccini ci sono sostanze strane atte a farti diventare un robot. Questo qualcuno potrebbe essere processato. Essere processati significa che ha la possibilità di difendersi, di giocarsela più o meno alla pari con il pubblico ministero e significa soprattutto che c'è una serie di giudici, il giudice del tribunale, i giudici della corte d'appello, quelli della Cassazione, che valutano se questa persona ha ragione o torto. Se questa persona ha torto, si becca naturalmente la condanna. Se invece questa persona dovesse avere ragione e quanto riferisce non costituisce notizia falsa, esagerato, tendenziosa, ha tutto il diritto di continuare a diffondere le proprie informazioni. Invece, nell'ottica del professor Monti, secondo voi, chi dovrebbe essere il dominus assoluto delle informazioni in ambito sanitario? Il governo ispirato, nutrito, istruito dalle autorità sanitarie. Tanto per mettere in chiaro la situazione, le nostre informazioni dovrebbero arrivare dallo stesso governo che non aveva preparato un piano pandemico aggiornato, dallo stesso governo che credeva che il Covid-19 fosse un raffreddore, dallo stesso governo che ha regalato ai cinesi 5 o 6 milioni di mascherine perché tanto non c'era alcuna emergenza e dallo stesso governo che ha gestito l'informazione sul Covid-19 in maniera talmente goffa che al giorno d'oggi abbiamo un 10% di italiani che hanno praticamente più paura del vaccino, e cioè della cura, che della malattia.
Al di là della questione democratica e di libertà individuale, a me sembra un'idiozia anche sotto il profilo operativo. Qui è chiaro che il governo deve fare il governo e i mass media devono fare i mass media. E se Monti facesse il pensionato sarebbe ancora meglio. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like. Se ritenete che possa essere utile a qualcuno, condividetelo. Oh, e naturalmente iscrivetevi al canale, che abbiamo ancora bisogno di crescere. Grazie di tutto e a presto.